qualche consiglio da dare ai fan dubbers che vorrebbero fare i doppiatori? Studiare tanto, non utilizzare i propri fan dub come provini o farli vedere a direttori di doppiaggio. Sta cosa spesso e volentieri te la mette nel culo. Utilizzare il fan dub soltanto come un privato allenamento. Ma appunto, seguire dei corsi, studiare, spaccarti il culo e non entrare in sala pensando di essere già qualcosa, perché sei una pippa. E non lo dico con cattiveria. Non lo dico perché io invece non sono una pippa. Anch'io sono una pippa. I fan dubber sono delle pippe. Ci dobbiamo autoconvincere di questo per evitare di entrare in studio credendoci sto cazzo e poi andare sotto gli occhi di qualcuno che è veramente sto cazzo. È veramente una persona brava che fa questo mestiere da decenni e che è lì per giudicarti e darti lavoro. Se entri in studio con l'aura sbagliata, con il mood sbagliato, il direttore se ne accorge e se ne accorge, perché il lavoro di un attore è sapere riconoscere, imitare e interpretare le emozioni, e soprattutto i doppiatori sono bravi nel riconoscere i mood delle persone perché il loro lavoro si basa su quello. Se ne accorgono, ti fanno un culo così. Qui invece l'uguaglianza non conta un cazzo a nessuno. Per una live su Smash, sì, già fatte e conto di farne altre. Quando si potrà assistere ai turni?